Sto entrando io lo chiamerei un quartiere commerciale, industriale, artigianale del Poggino. Questo è il ponte che immette sulla strada principale, che collega tantissimi imprenditori che animano questa area così grande e così importante. Appena si entra sembra tutto bello, tutto perfetto, ma purtroppo non è così. E ora vediamo. Al centro delle due strade, una che va in giù in senso unico e l'altra che ritorna, c'è una striscia che è abbandonata. C'è un po' di verde naturale, qualche incrocio, buche con l'acqua, un po' di sterro, auto parcheggiate, un po' di erba che se venisse una mucca potrebbe arrampicarla. È un po' selvaggia la zona, buche con acqua quando piove ovviamente. L'abbandono è sicuramente totale. È chiaro che ci vorrebbe più rispetto per chi ci lavora, per i viterbesi, per non far fare la solita meschina figura di una città trascurata, e dare una regola. Una regola perché possa essere sfruttata quest'area in maniera tale che possa dare qualche cosa, sia ai viterbesi come immagine, sia a chi è che vi lavora tutto il giorno, tutto l'anno, per dare più decoro alla propria attività. E ecco qua un'altra area verde abbandonata, c'è il tagliaerba, ma l'erba è comunque alta, è uno scherzo chiaramente, è una provocazione. Ecco un altro pezzo sterrato e ancora terreno con erba naturale che invade quest'area tra le due strade che animano tutto il quartiere commerciale, industriale, artigianale del Poggino, che io non riesco a capire i motivi, ma è abbandonato. Guardate questa situazione qui con l'acqua. Quando piove diventa un fango. C'è di tutto, un pezzo asfaltato, un pezzo con l'erba che cresce fino al polso. E manca anche la segnaletica, sia orizzontale che verticale, per una sicurezza di chi viene a fare la spesa, o chi viene a riparare l'auto, o chi va in tipografia per lavoro, tutto abbandonato a se stesso. Quindi bisognerà tirar fuori qualche idea perché possa accadere qualcosa di meglio. C'è anche una piccola edicola che speriamo porti fortuna a tutti quelli che transitano lungo questa strada, e comunque è tutto un po' selvaggio. Adesso sono arrivato alla fine della strada e giro a sinistra per vedere la stessa via della parte opposta. Chiaro che il sindaco Michelini e chi è addetto, diciamo, alla manutenzione, gli assessori a ramo, dovrebbero un pochino valutare la situazione del Poggino, che è una zona importantissima perché dà lavoro a centinaia e centinaia di aziende che al loro interno hanno molti dipendenti, gente che ha famiglia, gente che deve lavorare, e quindi anche l'immagine esterna
prima di accedere alle varie imprese, alle varie aziende, è importantissima. Voi vedete com'è la situazione, è una situazione veramente incredibile, un abbandono totale. E sto guardando la parte interna della strada, ma se andiamo poi a guardare anche l'esterno, manca marciapiede, ci sono pali della luce in terra, rifiuti. Ecco il palo della luce in terra, non è che sto dicendo stupidaggini, cioè è proprio abbandonata a se stessa, erba dappertutto, un pericolo, animali, serpenti, non si sa quello che ci può essere, i topi. È veramente ignobile che un'area così importante, così frequentata, sia lasciata nel più completo abbandono. Quindi io suggerirei al sindaco Leonardo Michelini di muovere i vari assessori al verde, ai lavori pubblici, a quello che lui vuole, perché possano mettere le mani sul quartiere commerciale, industriale, artigianale di Viterbo, quello più importante, il Poggino. È anche una strada molto lunga, quindi potrebbe dare idee particolari, come quella per esempio di poter dare parte di questo terreno al centro delle due strade a qualche ditta, tipo quelle del verde, che possano magari esporre i loro prodotti e gratuitamente pulire e rendere gradevole questo spazio tra le due vie di via dell'industria. Guardate, anche la segnaletica, quella verticale, svanisce. È comunque un abbandono incredibile. Quindi adesso io chiudo qua, ho voluto far vedere al sindaco e ad altri che possono fare qualcosa per questo quartiere com'è la situazione, ma voglio andare a vedere anche la strada che collega via dell'industria con la Cassia. Ora voglio andare in via della Chimica, si svolta qui a sinistra da via dell'industria. Hanno messo il cartello 30 all'ora, quindi già questo ti dà l'idea di come troverai la strada, e poi la senti subito perché le buche la macchina se le fa tutte. Immondizia ai lati. Il fondo stradale è davvero compromesso. Addirittura ai lati l'erba e le piante invadono la sede stradale, quindi c'è proprio un abbandono incredibile. Le buche non mancano mai, quando piove pure piene d'acqua.
ai lati l'erba invade sempre la strada e i segnali, come vedete, addirittura dare la precedenza, quindi un segnale anche importante. Guardate per terra. Strada che immette sulla Cassia, quindi una strada anche importante, dove transitano camion, un ingresso senza nessuna striscia orizzontale o segnali verticali che indicano dimissioni su una strada statale, niente, solo buche e acqua, quindi un pericolo costante è sempre presente. Quindi io mi sollecito il sindaco Michelini perché veramente metta mano su questo quartiere commerciale, industriale, artigianale, dove centinaia di aziende stanno lavorando nel pericolo più totale. E non solo loro, ma anche le persone che vengono a fare le loro spese, i loro acquisti, possano stare tranquille di trovare un ambiente innanzitutto gradevole e, quello che è più importante di tutto, sicuro. Ora volevo vedere la strada del Poggino, già una bella buca al centro, sulla curva, tanto per far capire dove entriamo. Altre buche enormi su strada Rinaldone, che poi faremo. Asfalto che ha sofferto vari interventi per passaggi di cavi, tubi, e chiaramente poi viene tutto a galla, nel senso che quando si fanno degli interventi poi ecco le buche che restano e rimangono per sempre se l'amministrazione del comune di Viterbo non fa qualcosa.